Un romanzo di formazione insolito, sia per la costellazione delle figure femminili, sia per lo stile, particolarissimo, denso ed evocativo. L'estate siciliana diventa così un teatro da dove, sotto lo scorrere delle esperienze adolescenziali, le feste, le sfide, il conflitto con le madri, emerge una dimensione archetipica e si finisce ammaliati da quella forza oscura senza tempo. Così la casa editrice Feltrinelli presenta Piccole cose connesse al peccato, ultima fatica letteraria della giovane scrittrice Lorena Spampinato. Nata a Catania nel 1990, ha vissuto a Londra e a Roma. Piccole cose connesse al peccato è il suo quinto libro. Il volume è stato presentato anche al Club Progressista di Belpasso, suo paese d'origine. Avrei voluto fare qui la prima, in realtà, poi non è capitato, però di solito a me piace iniziare da qui, che è il luogo dove scrivo. Io sono tornata qui dopo molti anni fuori, alla fine a un certo punto la terra ti chiama. Sono tornata al mio paese e adesso è il luogo secondo me più florido per la mia scrittura. Il peccato del titolo e quindi le piccole cose connesse al peccato corrispondono un po' allo scavallamento della regola nell'età adolescenziale, quindi sono quelle piccole cose che sanno di proibito e che sono piccole però portano poi a cose grandi, sono piccoli passi che ci aiutano a crescere. La storia è ambientata in un paesino vicino a Taormina, che non è nominato, che però nella mia mente è sempre stato Le Toianni. Ho scelto di ambientarlo qui perché è il luogo che conosco meglio e quindi la Sicilia per me è sempre stata uno stimolo nella scrittura, è un terreno narrativo così fertile che dovunque diciamo si getta l'occhio crescono cose, in questo caso crescono piccole cose. A dialogare con Lorena Spampinato è stato il giornalista Luciano Mirone. La presentazione del libro Piccole cose connesse al peccato si inserisce nel più ampio programma del Club Progressista di Belpasso di promozione di eventi culturali. Un libro che mette in risalto come pochi le inquietudini degli adolescenti. Noi pensiamo che l'età adolescenziale, sbagliando, pensiamo che l'età adolescenziale sia un'età semplice, un'età spensierata, invece è un'età molto complessa, e Lorena Spampinato ce lo spiega dal di dentro, attraverso un ricordo antico, attraverso un'estate ambientata, lei non la cita, non cita la località, ma la località è Le Toianni, un'estate ambientata in una Le Toianni onirica, una Le Toianni diciamo opaca, una Le Toianni obliqua, non come realmente, ma come la scrittrice la vede, proprio per trasmettere lo stato d'animo che vive la protagonista, che è Annina, assieme ad altre due amiche, due protagoniste. E quindi noi qui come Club Progressista abbiamo deciso di organizzare la presentazione di questo libro proprio nel marzo, nel mese di marzo, dedicato alle donne, perché ci sembrava giusto parlare di donne, ma parlare anche di ragazze e delle inquietudini di una certa età non facile. Noi siamo onoranti e abbiamo il piacere di ospitare Lorena. Lorena, che oserei dire è figlia del nostro club, perché durante la sua infanzia circolava qui insieme ai suoi genitori in questi nostri locali sociali. E continuiamo i nostri incontri, che sono importanti, che danno al nostro club quei fondamentali su quanto riguarda la cultura, che non solo per Belpasso, ma per tutta la provincia di Catania, è un punto di riferimento molto importante.